La casa è un diritto umano di base, quindi tecnicamente tutti noi dovremmo avere una casa, anche le persone che hanno delle difficoltà economiche. Ciao, mi chiamo Matteo De Gaetano e sono un assistente sociale della Fondazione Progetto Arca. Lavoro in diversi servizi, principalmente in quelli di housing. Nei progetti di housing si lascia totale autonomia alla persona con la guida degli operatori sociali, in modo tale che la persona possa rifiorire e possa essere innanzitutto felice e poi soprattutto utile alla sua stessa vita, ma anche al contributo verso la società, quindi avere un lavoro, pagare le tasse, seguire i propri desideri, andare in vacanza. Le persone che entrano in housing first dalla strada tante volte dormono sul pavimento, a volte chiedono la possibilità di portare la panchina dove hanno dormito per anni nell'appartamento. Dopo che la persona lentamente si riappropria del letto, quindi dello spazio, inizia a dormire in un modo riposante, piano piano arriverà anche ad usufruire della cucina. Si stimola la persona a superare il bisogno, quindi della casa, del cibo, dei vestiti, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai desideri. Cosa vuoi mangiare? Cosa ti piacerebbe mangiare? Una carbonara? Tante volte le persone che vivono in strada non hanno una residenza, quindi non hanno diritto ad avere il medico di base, non hanno diritto a rivolgersi al servizio sociale, professionale, territoriale, non hanno diritto a chiedere aiuto all'INPS qualora ce ne fosse bisogno. Per questo motivo tanti comuni hanno istituito la residenza fittizia, che dà la possibilità alle persone senza dimora di avere una residenza, così da avere il medico di base, accedere al servizio sociale, professionale, territoriale, al centro psicosociale. Tutte le persone che aiutiamo inizialmente ci chiedono la possibilità di lavorare, ma la persona per avere la possibilità di lavorare deve essere comunque stabile. Quando la persona ha una certa stabilità, allora si possono attivare i servizi della ricerca lavorativa. Il Comune di Milano ha il CELAV, che è il centro di mediazione al lavoro, ma anche la Fondazione Progetto Arca ha un'area lavoro che aiuta la persona ad attivare dei percorsi formativi e lavorativi.